ci avrei guadagnato e basta. Dove ci hanno detto? Ah no, niente, ci sono da guadagnare. Devo sedere lì per caso? Allora, sì, perché così ci abbiamo anche, dopo così potete anche riprendere la diretta dalla pagina. Sì, sì, da, tranquillamente dalla pagina. Ok, se vuoi puoi anche accomodare qua. Perfetto. Allora, sì, è più comodo. Ah, no, pensavo che stessi sfondo. Sì, no, no, no. Ok. Allora, siamo questa sera a questo primo reading di poesia La ritmica dell'anima live. E innanzitutto ringrazio chi è qui a farci compagnia, perché ringraziare secondo me è una delle cose più importanti, per la gratitudine, no? La gratitudine muove il mondo, ma soprattutto perché stasera potevate andare da un'altra parte e invece avete deciso di essere qui con noi, quindi non è una cosa scontata. Inoltre ringrazio, un ringraziamento speciale a Diadema Edizioni, alla Libreria Mondadori, Note di Teatro nella persona di Stefano Brunetti, ok? E il Gottino che ci ospita questa sera. Inoltre ringrazio tutti gli amici da casa che ci stanno seguendo, perché siamo in diretta streaming, quindi saluto tutti gli amici della Ritmica dell'Anima e direi di iniziare, ma prima di iniziare ringrazio anche le poetesse che sono sulla mia destra e sulla mia sinistra, che adesso andremo anche a conoscere nel dettaglio. Ok, io partirei, perché così non faccio un top a nessuno, in base all'ordine alfabetico, quindi Annunziata Romani. Allora, Annunziata, tu sei Perugina Doc, sì, ok? E hai lavorato presso la Galleria Nazionale dell'Umbria. Da sempre ti dedichi, sei appassionata di scrittura, sì, ma non solo, sei appassionata anche di fotografia, sì, ok? E, hai partecipato anche a diversi concorsi, hai ricevuto anche molti riconoscimenti. Molti. Quindi, beh, hai ricevuto molti riconoscimenti, ok? E questa sera ci parlerai della tua ultima silloge poetica, che poi non è solo una silloge, perché è una raccolta poetico-fotografica. Sì. E si intitola proprio La luce racconta. E la prima cosa che mi viene da chiederti è questa. Tu hai due grandi passioni, questi due grandi amori, che è la poesia e la fotografia. Quando è nata prima? Qual è la passione che è nata prima? Sei stata prima una fotografa e poi ti sei avvicinata alla scrittura? Viceversa, sono due passioni che sono cresciute contemporaneamente? No, sicuramente è nata prima la poesia, perché ho imparato prima a leggere e a scrivere, poi la fotografia è venuta più tardi, quando già ero una ragazzina e cominciavano a girare queste macchine fotografiche, un po' le Kodak, non so adesso come, non mi ricordo, mia mamma ce n'aveva una e faceva queste foto. Ho cominciato ad avere molta piacevolezza nel guardare le vecchie fotografie di famiglia, e quindi io, infatti, tra me e mio fratello, cioè, ho preso tutte io le foto e me le sono proprio portate via, e a lui non gli ho lasciato niente, perché le amavo troppo. E poi dopo, crescendo, ho cercato di capire questa scatola, la magia che c'era dentro, quindi ho cercato di capire la tecnica, mi sono comprata delle macchine fotografiche, e a quel punto ho fatto tante fotografie, sbagliandone tantissime, e però insomma poi qualche risultato, almeno per me, mi è sembrato buono, insomma. Senti, Annunziata, il tema centrale, uno dei temi centrali della tua raccolta è legato proprio alla natura. Sì. Tu sei un'attenta osservatrice, ti piace
andare a fare delle camminate, osservi, no? Questa natura che muta, osservi le stagioni che cambiano continuamente e trai ispirazione da ognuna. Come se ogni stagione, ogni filo d'erba, ogni fiore che sboccia, ti ispiri qualcosa, no? Questo connubio, no, che c'è forte tra la poesia e la natura, come nasce? Io sono nata in campagna, sono stata, i miei genitori erano dei contadini, quindi questo amore per la terra mi è stato trasmesso col latte materno. E andavo con la mia mamma quando ero bambina a raccogliere le erbe spontanee per fare l'insalata, quindi conosco anche questi aspetti. E poi crescendo ho capito che la natura non è quella cosa che dice Leopardi, la natura matrigna, la natura è una cosa dentro la quale siamo tutti e è un aspetto che ci salva anche, riconoscere questo appartenere alla natura, secondo me è salvifico, soprattutto oggi che siamo così portati ad allontanarci da questa natura, tra virgolette. La natura non è solo le foglie, gli alberi, gli uccellini, la natura siamo proprio noi e noi siamo fatti di quelle cose. Andare la domenica al centro commerciale è un delitto che grida vendetta. Beh, mi sono persa, che stavo dicendo, io ero già in mezzo alla Eri in natura. mezzo alla natura. Io amo molto camminare e cammino da sola perché ho proprio voglia di sentire le voci della natura, di sentire le foglie che scricchiolano sotto i piedi, i fruscini. Ovviamente faccio anche degli incontri un po' così particolari, tipo incontro i cinghiali, incontro qualche striscia, le vipere non le ho mai incontrate per fortuna, però insomma ci guardiamo, siamo lì a un attimo svegliarci, ognuno con un po' di riservatezza, perché non è che siamo subito aggressivi, quindi ci allontaniamo e Senti, Annunziata, osservando la natura, osservando gli animali, come il grande rispetto che hanno, no, le altre forme viventi della natura, cosa pensi dell'essere umano? Che così, soprattutto di questi tempi, vediamo, no, quanta devastazione siamo in grado di creare. Siamo forse quegli esseri così evoluti che, no, erroneamente forse crediamo, oppure dovremmo fare un passo indietro e prendere più esempio dagli altri esseri viventi? Sicuramente questa è una risposta quasi scontata. Noi ci siamo creduti migliori perché pensavamo, perché eravamo il creato, ci siamo sentiti superiori e questo ci ha dato come il permesso di fare, abbiamo sentito il permesso di fare qualunque cosa, anche di fare cose che danneggiavano l'ambiente in cui stavamo. Tutti siamo tutti ospiti di questo ambiente. Noi l'abbiamo fortemente danneggiato, convinti che essendo esseri superiori ne avessimo il diritto. E questo non è perché poi questi danni si stanno evidentemente abbattendo su di noi in modo drammatico. Lo vediamo ormai tutti i giorni con la siccità. E io temo che sia una strada un po' boh, difficile da recuperare. Non lo so, sono negativa, capisco, ma mi sembra che sia già molto tardi per correre ai ripari e soprattutto non c'è nessuna intenzione di correre ai ripari perché noi non vogliamo rinunciare a tutta una serie di comodità, di conquiste che ci sembrano ormai dovute. Non sapremmo più,
vivere senza certe cose, quindi la vedo dura, la vedo difficile, almeno io la vedo difficile, spero che le generazioni che vengono dopo siano più positive, più che si diano da fare diversamente, sì, e soprattutto riescano a prendere le distanze da noi che abbiamo fatto da tanti disastri. Senti Stefano, ci vuoi leggere una delle poesie di Annunziata Romani? Ricordiamo della raccolta La luce racconta, edita Francesco Pozzuoli Editore. Direi, visto tema natura, leggiamo Felicità. Quando resta solo un suono di passi, nel presente continuamente evaporato, quando lo sguardo si perde senza memoria nel luccichio di foglie carezzate dalla rugiada o dalla pioggia o dal sole, quando i pensieri si sfaldano nell'incontro con ogni singola zolla di terra, quando il cuore abdica al suo ritmo per fondersi al tutto, ecco, in quell'attimo perfetto, con gli occhi pieni di bellezza, abbandono l'inutile ossessione della ricerca di senso. Mi lascio andare, finalmente, alla follia della vita. La vita che è cieca e tenace, che non vuole essere definita, catalogata, racchiusa. Assaporo la mia inconsistenza di sbuffo, non ancora, e forse mai, nuvola e annego in una felicità assoluta. Cos'è, in quattro parole, la felicità per Annunziata Romani? Stare in pace con me e con il mondo intorno. Sono un po' più di quattro. Un po' più di quattro, ma rendono bene l'idea. Senti Annunziata, leggendo le tue poesie si ha la percezione che la tua vita percorra due rette parallele che non si incontreranno mai. Quella diurna, dove tu osservi, fai, percepisci il mondo in un certo modo, e quella notturna, che come dici tu, disfa tutto. Ok? Che rapporto hai con il mondo lirico? La notte è un luogo straordinario, di la notte si sogna, la notte assomiglia in un modo incredibile alla morte, perché è un abbandonarsi completamente al buio, abbandonarsi, non avere più legami, contatti con la quotidianità. E però è un luogo dove noi ci ritempriamo magicamente attraverso i sogni, attraverso questo abbandono che operiamo sul nostro corpo, sulla nostra quotidianità. E la notte, io amo molto la notte, io sono capace di stare alzata fino adesso, soprattutto che sto in pensione, quindi non hai vincoli d'orario. Sì. Posso stare fino alle 3 di notte ascoltando dei rumori che sono diversi da quelli del giorno. Ci sono anche di notte dei rumori, il silenzio è pieno di rumori, di suoni. E la notte, per me l'ascolto durante la notte è una cosa bellissima. Sentire le persone che piano piano si dormono, perché senti che abbandonano la quotidianità, quindi arrivano altri suoni. Sono molto contenta di vivere anche di notte. Bene. Senti Annunziata, la tua raccolta poetica è formata da 152 fotografie nella tua città, che è Perugia, ok? A me, devo dire la verità, sono piaciute tantissimo per un motivo, perché tu hai colto sfumature, dettagli, ma anche del vivere quotidiano delle persone, no? L'espressione del viso che solitamente magari non riusciamo
L'amo molto, ci sono nata, è una città che io vedo bella, non la sento e basta, la vedo, sono certa che sia bella, e però è stata un po' danneggiata dall'incuria forse dell'uomo, dell'uomo politico, dell'uomo amministratore, dell'uomo cittadino anche, perché anche il cittadino è responsabile di alcuni danni. E a me, per esempio, quello che addolora di più adesso è che Perugia sia sommersa di automobili. È una delle città italiane, credo, con il rapporto, con un numero di automobili più alto rispetto al numero di abitanti. E questo è una cosa che mi addolora. Non c'è un angolo, io lo dico perché l'ho visto anche alle 5 del mattino, alle 6 del mattino, io andavo a lavorare prestissimo perché mi piaceva passare un'ora al mattino in questa città che si svegliava, nonostante che andassi così presto, a volte non c'era un angolo dove io volessi fare una fotografia e non ci fosse un'automobile in mezzo. È terribile non poter più fotografare il luogo senza automobili. Questo è il dolore più grande che provo in questo momento. Poi Perugia resta una città bellissima, secondo me, è una piazza magica con questo respiro, con dentro questa fontana, però ecco, ci sono automobili anche lì, ormai dappertutto, sì. Stefano, ci vuoi declamare un'altra poesia? Certo, allora leggiamo una trama. Tessitori di tempo siamo. Ogni giorno intrecciamo i fili a vute, quel che resta di ieri con indizi di domani, e ci raccontiamo storie. Poi la trama si disfa nella notte, ogni notte, e si confonde coi sogni. Poveri Cristi arresi a ricominciare ogni nuovo giorno, perché non siamo i padroni del tempo, viviamo un attimo appena nella sua apparente misura, in una trasparenza di nostalgia e sogno, l'unico albergo che possiamo abitare come funamboli sospesi nel nulla. Che bello. Disse. Noi due, Annunziata, ci conosciamo ormai da un po' di tempo, no? E da quello che ho potuto anche percepire, sei una persona che ama molto la solitudine, anzi, proprio la proteggi la tua solitudine, no? Non permetti facilmente, no? Di entrare nei tuoi momenti, in questo stare da sola, no? Persone che poi la rifuggono, tu invece l'accogli a braccia aperte. E quello che volevo chiederti è: saper stare da soli è una conquista oppure è un'esigenza proprio dell'anima? È una conquista, non ci si nasce con questa vocazione alla solitudine. Diciamo che a un certo punto ho fatto di necessità virtù. Certo, ho avuto le mie sconfitte, rapporti che sono finiti male, però a un certo momento della mia vita ho capito che non volevo ostinarmi a cercare in un'altra persona la mia strada, la mia realizzazione. E a quel punto ho capito che la solitudine mi piaceva, ha cominciato a piacermi la solitudine e l'ho protetta, perché è anche un dono la solitudine, ti permette di vedere cose che non vedi quando sei in mezzo agli altri, frastornato da tutte le cose che fai con altre persone. Non che io non ami le persone, io ci sto con le persone. Ho degli amici carissimi, mi piace conoscere nuove persone, però la solitudine è una dimensione che ti permette di
anche di ascoltare di più quello che è intorno a te, la vita intorno a te e quello che hai dentro. Senza solitudine, senza silenzio, non c'è ascolto di niente, siamo sommersi dal rumore altrimenti. E nel rumore che cosa si percepisce di un'altra persona o di un luogo? Se sei sommerso dal rumore, non percepisci. Non senti, non ascolti. L'ascolto ha bisogno io beh alla fine insomma è una conquista che io difendo con gioia senza sono contenta di stare da sola. Certo, qualche difficoltà c'è perché devi fare tutto da sola, non c'è nessuno con cui dividere. Però fa parte del rovescio della Però medaglia, sai, è una medaglia che. spesso si può essere molto più soli in due, no? Magari che uno da solo. Eh? Sì, lo Quindi, speriamo. ecco, quindi la solitudine, no? Spesso viene vista come qualcosa di negativo, no? Invece, secondo me, anche entrare, allineare se stessi, perché quando sei solo stai veramente con te stesso, no? Quindi riesci ad ascoltarti, a capire cosa ti piace, cosa non ti piace, cosa vuoi cambiare, no? Nella tua vita, quindi. Sì. È vista, cioè, almeno in maniera positiva, io almeno la vedo così. Senti, Annunziato, un'ultima cosa ti chiedo: hai qualche progetto nel cassetto che vorresti realizzare dopo La luce racconta? Sì, certamente sì, sono io. Quindi vorrei pubblicare altre poesie, vorrei anche pubblicare dei brevi racconti, delle fiabe quasi che via via ho scritto. E sì, ci sono dei progetti, insomma, Bene, ancora non ben definiti, però. molto bene, quindi non vediamo l'ora di conoscere i tuoi nuovi progetti. E, Stefano, se ci leggi un'altra poesia di Annunziata, poi passiamo ad un altro autore. Leggiamo Gocce di follia. Al mercato delle pulci ho barattato i sogni di lucertola imbalsamata con una bottiglia di follia vecchia di 100 anni. Ricordi? Te ne versai poche gocce nel polsino slacciato, la sera che. Ma non sono riuscita a negarti. E tu ti rovesciasti addosso intera la scatola della. Quell'unica notte di vomito, il mio si abbandonò sulle note dell'ascolto. Tornai troppo tardi al mercato delle pulci per riavere i sogni sbiaditi di vecchia lucertola e una vita normale. Non vollero più indietro la follia. Dissero che era troppo démodé, impossibile da spacciare nella stagione del conformismo prêt-à-porter. Complimenti. Allora, ora passiamo ad un'altra autrice. Questa sera sono circondata da donne. Ci vogliono più maschietti che scrivono poesie. No, scherzi a parte. Allora, passo a Cristina Roncigli. Buonasera. Tu vivi a Gubbio, è ubina doc, psicologa. Lavori come tecnico per l'inserimento lavorativo presso i servizi sociali di zona con soggetti che hanno delle difficoltà, con soggetti svantaggiati. Quello che volevo chiederti, Cristina, stare ogni giorno a contatto, grazie al tuo lavoro, no? Con persone che vivono delle difficoltà, che vivono dei problemi. In qualche modo ha influenzato la tua poesia, il tuo sentire, la tua sensibilità? Beh, diciamo che sono due cose che si influenzano a vicenda, nel senso che chiaramente lavoro, quando si fa il lavoro con il disagio c'è una maggiore spinta anche al lavoro su se stessi, quindi alla crescita personale, alla continua rimessa in discussione. Chiaramente questo lavoro che uno fa su se stessi ne giova anche l'atto creativo, poetico,
Quindi sono, secondo me, due facce della stessa medaglia. Due facce della stessa medaglia che si compenetrano e si influenzano vicendevolmente. È chiaro che la sensibilità che riservo nella poesia poi è anche la stessa che io riservo nel momento in cui mi trovo di fronte a una persona attraverso l'empatia che ho nei confronti di quella persona. Quindi sicuramente sì, rispetto a quello che mi chiedevi. Sì. Quando hai scritto la tua prima poesia? Infatti mi riallaccio anche quello che diceva Annunziata, che dice io ho iniziato a scrivere perché a scrivere poi, cioè la mia prima passione è stata la poesia, perché in realtà ho iniziato prima a leggere e scrivere, e quindi riallacciandomi a questo, la mia prima poesia l'ho scritta proprio all'età di 6 anni, quando ho iniziato a leggere e scrivere. Era l'estate dopo la prima elementare. E io mi ricordo proprio in maniera molto vivida questa scena, perché ero a casa di una zia, era estate, e io scrissi questa poesia che raccontava un po' dei nostri paesaggi. Ricordo che nei versi, cioè, citavo delle spighe dorate, però nonostante sono passati diversi anni, è uno di quei ricordi che uno... che rimane. Ma tu avevi consapevolezza che stavi scrivendo una poesia, oppure era un getto proprio che ti usciva di dentro, forse... un'emozione che dovevi ritrascrivere su dei sì, fondi? È stato più che altro un atto intuitivo, un atto istintivo, e forse poi nel proseguo degli anni sono stata in grado di dare una lettura e una... di codificare quello che avevo fatto, ma nel momento in cui ho scritto la poesia è sicuramente stato un momento istintivo, intuitivo, senza, no? Un po' come è nella logica dei bambini, certo. No? Che vivono tutto come un gioco in maniera estremamente spontanea. La tua raccolta poetica, quella ufficiale, diciamo così, si intitola Io, te, noi, ed è edita Francesco Tuzzolo Editore, e a questa raccolta poetica ha contribuito anche tua sorella, con l'immagine di copertina. Ricordiamo che tua sorella Chiara è una pittrice, quindi una famiglia d'artisti. Questa raccolta poetica principalmente parla proprio d'amore. Sì. Okay. L'amore visto sotto le forme, diciamo così, l'amore che può essere quello di una madre verso un figlio, l'amore verso un compagno, l'amore disatteso, l'amore proprio a 360 gradi. Perché hai deciso di scrivere e di pubblicare più che altro una raccolta esclusivamente con poesie d'amore? Ma diciamo che Io, te, noi in realtà è un percorso attraverso di crescita personale, attraverso delle esperienze sentimentali, laddove l'esperienza sentimentale, anche se fallimentare come avviene nella vita, viene rivista e riletta in chiave costruttiva, come un momento di crescita, come un momento di evoluzione. E quindi io scrivo l'amore, che sia la raccolta d'amore, ma l'amore come proprio strumento di crescita, quindi le varie declinazioni dell'amore, quindi come giustamente dicevi tu, l'amore per un compagno, l'amore che sia per un figlio, soprattutto l'amore per se stessi, che secondo me è proprio l'amore per se stessi è l'apice di questo percorso. Ci si arriva appunto attraverso le altre tipologie di amore, laddove magari ci sono stati dei fallimenti, delle delusioni, delle disillusioni, eccetera, e si arriva piano piano a riappropriarsi di un amore per se stessi, che poi a sua volta l'amore per se stessi è anche la base, secondo me, per poter creare anche una relazione d'amore con l'altro più solida. Perché se no si rischia sempre, se si va alla ricerca della,
della compensazione nell'altro, quindi un amore basato sul bisogno, prima o poi la relazione è destinata al fallimento. E allora ascoltiamo una poesia d'amore. Fiamme gemelle. Nell'imperscrutabile silenzio aleggia la sublime fiamma dei vecchi desideri dilaniati da ancestrali maldicenze. Mia anima afflitta, quanto peregrinare ancora per ricongiungermi a quel fuoco abbagliante che attrae verso sé come falena nella notte i miei occhi, le mie labbra, quel corpo che attraverso la sua fiamma trasmuta in un fluttuare di incontri e di rincontri. Amore che a nullo amato, così recita il poeta degli inferi e delle volte celesti. Mia metà, mia meta. Continuo il mio viaggio lungo la spirale dei tempi, in incosciente attesa del tuo incondizionato abbraccio. Quello che ci si augura di trovare, no? Alla fine di un percorso, appunto, magari di ricongiungersi a questa fiamma gemella, che in Certo. realtà, no? La parte si dice che l'anima all'inizio dei tempi abbia subito questa scissione e ci siano queste due fiamme gemelle che appartengono alla stessa anima. E la teoria vuole che prima o poi queste due fiamme, una volta che abbiano compiuto il loro percorso di crescita e di evoluzione, possano ricongiungersi. Senti, Cristina, cos'è per te la poesia? Uno sfogo dell'anima oppure il mezzo che può portare all'autoguarigione? Ma io, secondo me, è sicuramente uno sfogo dell'anima. Più che uno sfogo, è un mezzo attraverso cui l'anima ci parla. Almeno questo è quello che io vivo ogni volta che scrivo una poesia. È un momento quasi, per me diventa quasi un momento meditativo in cui c'è una sospensione dalla realtà. Io mi sento completamente immersa in quel momento. Allo stesso tempo ritengo che la poesia per chi scrive possa rappresentare anche momento catartico, un momento in cui noi riusciamo a osservare anche i nostri dolori, le nostre ferite. E in questo senso sicuramente la poesia è uno strumento di guarigione perché ci permette un'osservazione di alcuni aspetti di sé più dolorosi, più difficili, che magari facciamo più fatica, di cui facciamo più fatica a prendere consapevolezza. Allo stesso tempo, anche per chi legge, magari leggendo una poesia, può sentire risuonare determinate cose, quindi cioè, oltre che essere motivo di guarigione per chi scrive, diventa anche per chi legge. Poi c'è l'immedesimazione, le persone. La risonanza, Esatto, cioè, ma la senti? Io, qualche persona leggendo alcune mie poesie, mi ha detto che insomma ci si è rivisto comunque, che ha provato anche una sensazione di quasi di beneficio, di rasserenamento leggendo, perché non si è sentita sola in quel dolore, in quell'emozione, in quella difficoltà, ma ha sentito che c'era comunque una questa è vicinanza. la cosa più bella, poi. Non si è sentita sola in quel dolore, in quella difficoltà, perché ha visto che c'era qualcun altro che scriveva che ha vissuto la stessa vicenda. Certo. Senti, nelle tue poesie tu trasformi il desiderio compulsivo di essere amati, no? Nell'accettazione, diciamo così, che tutto fa parte di un disegno più grande di noi, ok? Come si arriva ad avere questa consapevolezza? Qual è il percorso? Beh, certo, all'inizio magari, come dicevo prima, c'è questo bisogno di sentirsi amati, di sentirsi riconosciuti dall'altro. Poi però ecco, quando una relazione poggia su queste basi, generalmente si va verso il fallimento della relazione. E inizialmente prevale il dolore, prevale la frustrazione.
prevale il senso di sconfitta, no? Di abbandono. Poi, però ecco, saper cogliere il beneficio di quella situazione e utilizzare quel momento come, in realtà, come momento di crescita attraverso la rielaborazione, attraverso appunto il collocando il fatto, il momento, in una visione più ampia. Quindi diventa quel momento, diventa un tassello, una parte di un percorso di crescita per la persona. Quindi in questo senso, dal bisogno appunto compulsivo di sentirsi amati, a invece dire ok, ci sono state tutta questa serie di situazioni, eccetera, e se oggi sono qui è grazie anche a queste situazioni. Ma il modo in cui uno le rielabora, perché certo, se si rimane nella negatività, nella sconfitta, nella delusione, non si fa un passaggio Successivo. ulteriore, e chiaramente questo non avviene. Certo. Stefano, ci leggi un'altra poesia della Castina? Sì, leggiamo Nutrimento del Padre, il nutrimento del Padre. Padre, mi cibo di te, mio eroico cavaliere, spodestato dal tuo trono, da notti insonni e dalla prepotenza della tua radice primordiale, che ha disseminato in te paure e fragilità. Non ti respingo più ora che ho compreso da dove vieni anche tu, vittima di ancestrali maldicenze. Così riprendi il tuo percorso, sollevato inconsapevolmente dai tuoi pesi. Padre, io oggi ti onoro al banchetto della vita. Tu sei per me nutrimento e linfa vitale. Sei il viatico tra me e il cielo, la via verso la felicità, l'autodeterminazione e l'amore. Il tuo abbraccio mi è soave e tenero, come fosse il primo amore, quello dell'innocenza, della generosità e la dedizione. Io, padre, ti ringrazio e mi ricongiungo finalmente a te. Quanto influenza, Cristina, il rapporto che una bambina magari può avere con il proprio padre e successivamente le relazioni future? Allora, tanto, tanto perché padre, se, cioè, al di là del rapporto col padre, no? Il mio padre, no? Io penso quindi a mio padre, in realtà mio padre rappresenta il maschile, no? E quindi il rapporto che io ho col maschile e quindi con l'altro sesso, in questo senso, la poesia infatti. Proprio nell'ottica in un'ottica evolutiva nasce a seguito magari di una riflessione che io ho fatto rispetto alle mie relazioni, alle storie che ho vissuto, laddove sono andata appunto a ricercare la radice di quei fallimenti, perché a un certo punto arrivi a un certo punto e dici: ma come mai tutti a me, no? Come mai Uno mi si fa due domande, Beh, voglio dire. a un certo punto, no? Perché dici, quello l'ho fatto, quell'altro l'ho fatto, e l'analisi su me, cioè, nel senso, uno bene o male ci ha lavorato su certe cose, però senti che c'è qualcosa che ti sfugge. E io, infatti, ho fatto, dicevo anche prima, quando parlavamo prima di iniziare, a proposito, ho fatto una costellazione familiare, e da questa costellazione familiare è emerso che molte magari delle difficoltà che avevo incontrato, dei fallimenti, eccetera, erano proprio legate alla figura paterna. E grazie a questo ulteriore passaggio che ho fatto, quindi questa costellazione, io in qualche modo mi sono ricongiunta a mio padre e quindi al maschile. Infatti nella poesia parlo di autodeterminazione, che sono elementi tipici del nostro maschile. Quindi sicuramente il modo in cui ci rapportiamo all'altro sesso, eccetera, è molto legato al rapporto che abbiamo con la figura genitoriale maschile nel nostro caso, cioè di noi donne. Quindi il nutrimento del padre, appunto perché
finalmente ho sentito che in qualche modo mi sono sentita nutrita da mio padre, quindi che stava nutrendo la mia parte maschile, che era un pochino deferita. Allora, senti, oltre all'amore nella raccolta, tu porti all'attenzione del lettore un altro sentimento che in questi tempi se ne parla sempre molto poco, che è la compassione. La compassione vi sta proprio come il, tra virgolette, anche prendersi cura, avere quasi paura di toccare l'anima di un'altra persona, no? Pensando che si può sgretolare da un momento all'altro. Quindi questa compassione che ultimamente, negli ultimi anni, e soprattutto nelle poesie non sempre si riesce a cogliere. Secondo te, il perdono, che insieme alla gratitudine, secondo me, è uno dei, è ciò che muove il mondo, sono le cose che muovono il mondo, il perdono, no? Passa attraverso la compassione oppure sono due stati d'animo completamente differenti? Allora, il perdono presuppone la compassione, perché comunque laddove magari l'altro può aver fatto delle cose, eccetera, eccetera, finché io sono nella situazione del recriminare, dell'essere arrabbiato, eccetera, quindi rimango lì fermo, non riesco a fare quel passaggio ulteriore di cui dicevamo, ma invece comprendere che comunque anche l'altro magari si trova in una sua fase, ha delle situazioni eccetera, per cui magari più di quello non riesce a fare, e quindi comprendere, capire se può perdonare, anche perché una mia cara amica mi consiglia un po' di tempo fa un libricino, La padronanza dell'amore. Questo libricino, proprio parlando appunto della rottura, dei legami, eccetera, intravede nel perdono proprio lo strumento di guarigione. Cioè, è nel perdono che noi guariamo la ferita d'amore, che poi in realtà la persona che ci lascia o che ci ferisce non va altro che tappizzare una ferita che è già presente in noi. L'altro ce la rimette in mente, ce la va a stuzzicare, quindi ringraziamolo, perché poi grazie a lui la guariamo. La serie, finché non riusciamo a fare i compiti, ci si ripropone sempre lo stesso schema, come un circolo vizioso. Senti Cristina, attualmente stai lavorando a qualche progetto per il futuro o ti godi la sillogia poetica io e te noi? Sicuramente la sillogia me la godo, però a volte sto pensando una cosa, magari sta venendo in mente una cosa, proprio di fare una trasposizione sotto forma di saggio della sillogia poetica, cioè di portare avanti magari questo, cioè appunto scrivere un libro, un saggio che tratti questo argomento sotto forma appunto narrativa e magari intervallato anche da delle poesie. Pensavo ogni tanto, mi veniva a mente una cosa del genere, però devo trovare un attimo creativo, intuitivo per poter partire, però mi stavo avvelenando. Comunque, a quello che sento fino adesso, i progetti stanno in evoluzione. Qualcosa con l'impegno. Un'evoluzione, certo. Senti Stefano, ci leggi un'ultima poesia di Cristina, poi passiamo ad un'altra autrice. Vabbè, tra struggimento e cielo. Posso dire una cosa, che tra l'altro, tra struggimento e cielo è ispirata al quadro che fa da copertina la raccolta poetica, che il cui titolo appunto è La struggimento. Persa in immagini evanescenti, parole dette la sera, tra desiderio e illusione, contemplo giornate variopinte di te e di me, collegati a un filo di aspettative, di sentimenti contorti, come le menzogne del tuo ego,
viaggiamo all'unisono, su dimensioni distanti e contigue, nella perenne ricerca di amore, che poi amore non è, ma solo un bisogno che al mattino si schiude nei nostri occhi, ormai distratti da questo circo di convenzioni ordite nella materia che imprigiona le nostre radici, i ricordi rassegnati. Perdonami, ma il cielo mi attende. Con o senza di te io spiccherò il volo. Allora, adesso veniamo ad Eleonora Lucciarelli, nata a Perugia, di professione sei una docente di filosofia, scienze umane di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, ok? Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Forma Mentis, curatrice della rubrica Donne di Poesia e redattrice freelance per il blog culturale rinascitaoggi.it. Caspita, non da noi, eh? Complimenti. Senti, Eleonora, la prima cosa che mi viene da chiederti, tu sei un'insegnante, quindi sei sempre a contatto con i giovani. Come viene recepita, percepita la poesia dei giovani nelle scuole oggi? I ragazzi sono lontanissimi dalla poesia, secondo me, perché fanno molta, molta fatica a connettersi con loro stessi, con le loro emozioni, con i loro sentimenti, non riescono a... sono così presi dall'urgenza di vivere, di sentire, di fare, che non riescono a fermarsi, almeno la stragrande maggioranza di loro. Poi ci sono anche le mosche bianche, però in linea di massima è così. Io ogni tanto provo a leggere loro delle poesie, provo a interessarli, però non mi vedo che si sentono, si immedesimano molto, molto poco e non riescono a coglierne probabilmente la bellezza, la profondità che magari invece può riuscire a cogliere una persona adulta, una persona che ha comunque dei vissuti alle spalle. Comunque credo che ci vuole anche una particolare sensibilità per cogliere, insomma, l'importanza della poesia. E i ragazzi sono veramente lontani da questo, soprattutto proprio per il motivo di cui parlavo prima, del fatto che non riescono proprio a connettersi con se stessi. Fanno grande fatica, e quindi non con la poesia. Senti, ma gli leggi poesie contemporanee? Sì, anche contemporanee. Ho provato un po' varie, poi a seconda dei ragazzi, certo, che incontri, perché poi alcuni non ne vogliono sentire nemmeno parlare. È vero, è difficile. Però no, io ci stavo sempre, io ci stavo già con mio figlio, che ha 10 anni, poverino, è già no. Senti, Eleonora, la tua ultima silloge poetica, edita Diadema Edizioni, si intitola Tu dammi 1000 poesie, per ora al 300. È stata curata da Flora Fusarelli, che salutiamo, sicuramente ci starà guardando. Ciao. E la prefazione è stata fatta da Monica Pica. Proprio nella prefazione viene riportata una frase che te la leggo. Scrivo perché le parole mi scorrono nelle vene, mi muoiono tra le labbra e mi chiedono di essere impresse per restare. Scrivo da quando ho scoperto che sono nata per farlo e ho capito che non potevo più farne a meno. La mia domanda è, quando hai scoperto che sei nata per scrivere? E c'è soprattutto un evento che magari ha fatto da spartiacque. È un po' presuntuosa questa frase, però nel senso, no, è sono contenta di averla scritta, assolutamente sì. Però no, non credo ci sia un evento. Io scrivo da sempre, ho sempre scritto e penso che continuerò sempre a farlo, perché ho scoperto che mi piace veramente tanto farlo e aiuta me, e è bello anche condividerlo con gli altri, mi ha aperto proprio un mondo. Io scrivevo, ma mi tenevo sempre le cose per me, non le condividevo mai, ne ero molto gelosa, come fossero quasi dei diari. Perché uno scopre il fianco quando scrive. Assolutamente, no? È molto, molto intimo scrivere, poi uno una persona si espone, viene comunque giudicata, criticata, nel bene, nel male, certo. Ci si prende, insomma, chiaramente
il merito, il demerito, quello che sia, però non credo che ci sia proprio un evento, cioè l'evento è stato il momento in cui ho deciso di darle al mondo, nel senso darle alla luce e decidere di condividerle e pubblicarle. E questo è un pochino Certo. Senti, sentiamo, ascoltiamo subito una tua poesia. Prego, Leggiamo Stefano. di azzurro e di verde il mare. L'azzurro e il verde del mare si fondevano e amalgamavano danzando lentamente. E il faro pazientemente dominava del golfo la quiete e la risacca. E i tuoi occhi della gioia e dell'innocenza si riflettevano nei miei. Terra e mare così distanti, ma così vicini da non rimembrare l'immanente immobilismo degli scogli che ti stavano a guardare. Che bella, grazie. Senti, leggendo la tua silloge, ho visto che tu tratti molti temi, dalla natura, sono tanti temi, le relazioni e quant'altro, ma il filo conduttore che li collega tutti insieme è sempre comunque l'amore. Cosa ti ispira? Tutto, nel senso l'amore è ovunque, dappertutto. Senza l'amore non saremmo niente e credo, almeno per me è così, e credo che sia veramente il motore che ci spinga a che sia come parlavano prima le altre due colleghe, posso chiamarmi colleghe. E il fatto che comunque può essere un amore per un compagno, per un marito, per un figlio, per un genitore, ma anche per noi stessi. E quindi se non si parte dall'amore non si va da nessuna parte. Una curiosità, anche tu scrivi di notte o scrivi dove ti capita? Dove mi capita? Oh, una che scrive dove gli capita? Allora, sì, cioè, io sono un'altra fan della notte perché comunque soffro anche di insonnia, quindi la notte è un momento magico per eccellenza. Però no, scrivo ovunque, io ho un quaderno dentro la borsa, lo porto con me dappertutto e mi appunto scrivo. Poi quando ho il tempo di mettermi per bene lì, rimetto in ordine quello che ho buttato giù, lo schifo, lo chiamiamo un pittore che. Però ovunque, veramente, ogni tanto io mi fermo, scrivo. Quando ti si apre, diciamo così, la finestra temporale, no? Sulla poesia, devi scriverla immediatamente perché se no ti passa, come accade a tanti poeti, oppure dici ok, adesso la fisso un attimo in testa e poi quando vado a casa la scrivo. No, dovrei scriverla, a volte qualcosa è scappato via, però poi è tornato. E Sotto magari quindi altra forma. sì, magari attraverso sì, un'altra immagine, un'altra. Però sì, no, l'importante, credo che sia importante scriverlo e metterlo subito per iscritto da qualche parte, perché poi siamo sottoposti a così tante sollecitazioni durante la giornata che le distrazioni sono dietro ogni angolo. E quindi sarebbe bene Te l'ho farlo, però. chiesto perché, sai, sto facendo anche un po' di sondaggio tra i vari poeti Certo. e mi rendo conto che siamo un pochino tutti accomunati dalle stesse dinamiche. Fondamentalmente poi l'essere umano veramente siamo un po' tutti uguali, Siamo tutti sì, diversi, ma fondamentalmente fondamentalmente, siamo esatto, tutti diversi ma fondamentalmente tutti uguali. Senti, Eleonora, nella poesia Apologia dell'Universo, che è meravigliosa, tu scrivi ciò che non muta è destinato a perire. Al cambiamento non ci resta che ambire. Cosa intendi per cambiamento? E soprattutto, la poesia, può smuovere le coscienze in tal senso? sì, assolutamente sì, secondo me. Rispondo alla prima domanda, che è inevitabile, cioè, se noi non ci adattiamo alle nuove condizioni, tutto è un continuo mutamento, quindi se Diceva noi Darwin. non riusciamo, sì, una sorta di, diciamo, di adattamento, perché se noi non ci adattiamo alle nuove
condizioni, ci perdiamo delle parti, è come quando, cioè, si cammina insieme, ma se una persona, se tu cammini insieme a una persona e la persona rimane indietro, cioè, devi aspettarla, perché comunque altrimenti tu prosegui per il tuo sentiero, la persona magari ne prende un altro perché non ti vede più. Adesso questo è un esempio, però credo che il cambiamento sia necessario, e quindi altrimenti tutto crolla, quello che abbiamo costruito. E poi non ricordo che mi hai chiesto, mi sono persa. E sì, la poesia è in grado di muovere le coscienze, mi hai chiesto. In alcuni casi sì, però è sempre il discorso di prima, come per i giovani, cioè non tutti hanno la sensibilità di cogliere l'importanza del soffermarsi sulle parole, sul loro significato, su quello che può esserci dietro, ciò che è celato, e quello che comunque parla di noi. È molto difficile, la maggior parte delle persone scappa da se stessa, si distrae, passa le giornate distraendosi proprio per non unirsi con se stessa, che è la cosa più difficile. Eh sì. Stefano. Leggiamo proprio Apologia dell'Universo. Inaudita forza e straordinaria potenza, un'energia vitale che rafforza il senso di appartenenza. Ogni singola forma vitale ha importanza e lascia l'indelebile segno del proprio passaggio nella rimembranza. Ciò che non muta è destinato a perire, al cambiamento non ci resta che ambire. Leggi cosmiche ci governano, ma dinanzi al libero arbitrio irrimediabilmente si chinano. Anche quando gli equilibri si sconquassano, una vigorosa spinta li rimescola e in un battito di ciglia spariscono. Solo la fiducia nell'amore può portare a compimento quel maestoso disegno in tutto il suo portento. Sopra di noi un manto di stelle si agita a ricordarci quanto la nostra comparsa sia rapida. Solo onorando ogni singolo momento potremo contraccambiare l'universo per ogni suo accorgimento. La mia gratitudine a questo nostro universo per ogni istante trascorso con te in questo specchio immenso. Bene. Complimenti. Senti, Eleonora, la poesia però non è l'unica espressione artistica nella quale ti cimenti, no? Perché comunque tu hai scritto anche, per esempio, sì, aforismi, scrivi dei saggi, racconti brevi, e hai ricevuto anche diversi riconoscimenti. Molti non lo posso dire, perché proprio adesso mi sono trattenuta, dico, se no arrivi anche tu, mi dici? Bisogna sempre. Io guardo sempre verso l'abbondanza, il bicchiere è sempre mezzo pieno, ma è mezzo vuoto, ok? Allora, quello che volevo chiederti è, le emozioni che si provano, no? Quando passi da un genere all'altro, per quanto riguarda la poesia, sono più intense oppure provi, qual è il genere dove ti riconosci fondamentalmente meglio? La poesia, mi sono emozionato anche riascoltando le mie parole lette comunque da Stefano, che è bravissimo. E quindi no, sicuramente la poesia. Io ho scritto due saggi e una raccolta di racconti per bambini. E il resto sì, poesia, poi ho partecipato a vari concorsi e ho partecipato a varie antologie, e poi ho scritto anche un racconto che è uscito sempre per Diadema Edizioni, su un'altra raccolta sempre curata da Flora Fusarelli, che si intitola Se sono donne fioriranno. E però sì, no, il genere assolutamente in cui mi ritrovo di più è la poesia. Leggo tantissima poesia e scrivo tantissima poesia. Forse perché con la poesia uno proprio denuda completamente la propria anima. Assolutamente, perché la fugacità nel momento. Ci sono tanti appelli. No, assolutamente. No, perché invece per scrivere un romanzo o un racconto, comunque breve o poesia, comunque poi lo devi rimaneggiare più volte, devi fare varie
vari aggiustamenti, le cose della poesia per metterti più a nudo e mi piace di più. Poi nel romanzo magari puoi creare dei personaggi che non Certo. hanno neanche magari nulla a che fare con te, tra Certo, virgolette, ma magari quello prendi sicuramente. ispirazione anche da alcune situazioni al di fuori, no, della propria cerchia di conoscenza, al di fuori di se stessi. Invece la poesia di solito è una cosa Ma i che romanzi li ti scrivono più le poesie di Qualcuno mi dirà per questo, però no, nel senso, non è per tutti. Senti, Eleonora, hai qualche progetto, qualche sogno nel cassetto che vorresti realizzare? In ambito professionale? In ambito anche poetico, artistico. Io sono molto soddisfatta di quello che ho fatto. Per me è Oh. veramente mi sembra una cosa immensa quella che ho fatto, pubblicare questi libri e continuare a farlo. Quindi sì, voglio continuare a farlo, però anche se dovesse finire qui, io sono comunque contenta di averlo fatto Quello che hai detto è una cosa veramente grande e importante, perché la maggior parte delle persone non è che è soddisfatta, no? No, io tantissimo di questo non me lo sarei mai aspettata che comunque cioè, che qualcuno potesse interessare quello che io scrivevo, cioè nel senso, l'ho detta male, però nel senso no, Però l'abbiamo sono capito. molto contenta, però si è capita, insomma, Si è quindi capito. sono molto contenta. Allora, prima di lasciarci, Stefano ci declama l'ultima tua poesia. Leggiamo La mia guerriera. Di te ho la forza e la costanza, il vigore, la volontà di potenza. Ho l'occhio che da felino sa farsi agnello, la voluttà, la passione, il pigmento acquerello. Se te ne vai, porti con te la parte più docile e quella più forte di me. Resta ancora un po' in mia compagnia, donna stupendissima della vita mia. Stupendissima, meravigliosa. Grazie. Complimenti. Ed ora veniamo all'ultima autrice di questa sera. Mi giro un po'. Buonasera. Buonasera, buonasera. Maddalena Grillo, di origini calabresi, vivi a Nocera Umbra, sei una maestra, un'insegnante delle elementari. All'epoca mia si chiamavano le elementari e io le chiamo le elementari. Ok? No, scherzo. Senti, parlaci un po' di te. Ci siamo sentiti in videochiamata, io sono molto empatica, proprio buchi lo È schermo, vero, diciamo è così, ti ho vero. sentito poco. Sì, Parlaci un po' di te, come come si sei chiama? arrivata dalla Calabria fino alla Umbria? Io sono venuta in Umbria alla ricerca del miracoloso. È stata una ricerca che era cominciata già da quando ero ragazzina. C'era qualcosa, secondo me, nella vita che non era semplicemente quello che era tutti i giorni. E mi sono fatta sempre tante domande e le facevo, solo che non mi davano risposte che mi accontentassero. E a 22 anni ho lasciato tutto e sono andata in Umbria perché c'era questo richiamo forte per la figura di San Francesco e tutto quello che rappresentava. E qui alcune domande hanno trovato risposta, però ho trovato anche un modo per continuare questa ricerca, che poi è una ricerca personale, profonda, interiore, che continua ad alimentare la mia vita. Che bella questa cosa. Beh, l'Umbria, no? Terra di grandi mistici, Sì, no? si dice che i mistici nascano lì dove c'è meno misticismo, però l'Umbria è la mia casa. Io ho trascorso più anni in Umbria che in Calabria, e quindi per me quando penso all'Umbria penso a casa. Bella questa cosa. Senti, Maddalena, quando hai scritto la tua prima poesia? 13 anni, A 13 anni. 13 anni. Ed ero seduta alla scrivania di mio padre. Io vedevo sempre mio padre seduto su quella scrivania a lavorare e la sera, la notte, invece la usavo io per scrivere. E scrivevo di getto come anche le poetesse che mi hanno preceduto,
La poesia, soprattutto all'inizio, penso che sia proprio un modo per fissare delle cose. Per me era, ecco, cercare quelle risposte, provando anche a darmele da sola, e mi ricordo questo, lume che illuminava la scrivania di legno di mio padre, io che scrivevo, Avevi consapevolezza all'epoca che stavi scrivendo delle poesie? scrivevo. Sì. E che era quello che volevo fare, perché mi davano ristoro e quindi mi accompagnava. Io vivevo la giornata in attesa che mio padre liberasse la scrivania. Perché comunque io scrivo, oggi scrivo, anche se sono a letto, io dentro il comodino ho un quadernetto dove prendo gli appunti sempre di notte. Ma all'epoca io ho bisogno di stare seduta, ad un tavolo per scrivere, anche se era una cosa che mi passava in mente in quel momento, io avevo necessità proprio di un luogo, crearmi un luogo dove scrivere. Scrivi di giorno o di notte? Io scrivo a seconda degli argomenti, le poesie di notte, soprattutto di notte, i racconti, le cose che faccio, siccome scrivo anche come ghostwriter, anche di giorno seduta alla scrivania. Sì, ci sono delle cose che hanno bisogno per me di un ambiente preciso. Però la notte c'è poco da fare. Lo so che mi capite, ed essendo anch'io una che pratica l'insonnia, ecco, chiamiamola così, sì, la notte, perché poi la notte ha un sapore, ha un odore, ha una. Un richiamo, innesta delle parole ti vengono e ti possono venire solo di notte, di giorno non arrivano. Come di notte senti dei suoni che di giorno, come è stato detto, non ci sono. E quindi è l'ambiente per un determinato tipo di effluvio dell'anima, lo chiamo io, proprio qualcosa che ti viene da dentro e che non riesci a fermare. È come una mareggiata, no? Sì, Non si riesce a contenere. sì, Senti, le tue poesie esprimono una sorta di solitudine, no? Una sorta di... lasciano un po' quell'amaro in bocca per ciò che poteva essere non è stato, no? Magari. Cos'è per te la solitudine? E come la vivi? allora, io quando ero bambina, ritorno lì perché l'origine di tutto è stato che io ho percepito di essere una persona sola, ma non sola in solitudine perché non c'era nessuno vicino a me, ma perché io ho avuto la sensazione che ognuno di noi è solo. Per me è stata una folgorazione la poesia di Quasimodo, che ti ho anche citato, ognuno è solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera. E io l'ho letta, avevo 14 anni, per me è stata una folgorazione. Ed è stata una delle prime risposte che ho avuto a quel sentire che provavo dentro di me. Quando dico io sono sola, ognuno di noi nasce da solo e muore da solo. E se non vivi la vita nella consapevolezza di essere prima di tutto te per te stesso, non c'è tanto altro che ti possa nutrire. Allora, prima di tutto se stessi, ma nella sostanza, non nell'abbandono, non nella solitudine dell'abbandono, ma dell'essere soli, nella forza dell'essere soli se stessi. E quindi anche il modo di dire: ok, io sono qua, adesso faccio vedere che cosa sono capace di fare. E questa poi è stata un po' anche la cosa che mi ha portato a pubblicare questo libretto di racco questa raccolta, e mi sono detta: ecco, l'ho fatto, l'ho saputo fare. E in questo l'autostima Sì, che poi fa bene, sì, una buona autostima ci siamo tante volte. sì, sì. Secondo me la misura, darsi la giusta misura, è una cosa importantissima, come è stato anche detto, che non è vivere al di sopra delle proprie possibilità,
ma capire quali sono le Se sto viviamo in una società, secondo me, dove c'è un po' di confusione tra l'autostima e l'ego. sono L'ego è cose una completamente cosa, diverse. esatto, è l'autocelebrazione di se stessi, no? L'autostima è avere consapevolezza di se stessi, è io posso perché sono in grado di. Io posso perché io sono, io so Esatto. che cosa sono. Quindi c'è un po' questa confusione che se una, no, una persona dice, comunque io sono in grado di fare, ti guardano un po'. Che poi l'ego, nella tradizione è ego, cioè io sono, ma ti devi dire io sono questo da qui a qui, non Esatto. io sono il Papa. Esatto, No, ecco, allora ritroviamo la misura. Stefano, ci leggi una delle poesie di Maddalena? certo. Leggiamo, quando ti sembrerà di sentire? Quando ti sembrerà di sentire un soffio tra i capelli, saranno le mie mani a carezzarti, come nel sonno, tra le lenzuola candide. Forse avrò il capo sul tuo petto, a sentire il battito del tuo cuore. Forse saranno le mie gambe intrecciate alle tue a svegliarti. Forse sarà la mia bocca sulla tua e svegliandoti non ci sarò, perché il sogno di cui siamo fatti assomiglia alla nebbia mattutina di un giorno d'autunno. E allora dormi e io sarò con te, come un sogno o come un sogno sulla pelle. Molto bello. Senti, Maddalena, il tema centrale delle tue poesie è l'amore. In questo caso sì, un volto aumentato anche, no? Dove comunque ti poni anche tante domande, dove c'è un po' un rianalizzare, no? Le vicende vissute per cercare di comprendere le famose domande, no? Che ti poni. Cos'è per te l'amore, innanzitutto? L'amore è e darsi e ricevere. E in questo gioco, perché poi è un gioco, ci si incontra. Per me la cosa più importante in quello che fino ad ora ho capito della mia vita è la relazione, a prescindere. Poi nella relazione d'amore si instaura comunque a volte un equilibrio, a volte no. A volte ci si rincorre, a volte uno scappa, l'altro corre, oppure ci si corre incontro. Però l'amore è darsi. È nel darsi scoprirsi senza avere paura dell'altro, quindi accettarsi e accettare l'altro con i limiti. O le cose belle, perché poi io sono sempre per il lato bello della vita, e anche quando una storia finisce, tenere il bello, sempre tenere il bello, perché quello è l'amore, è quello che resta, è quello che ti lascia, ed è la vita è l'amore, l'amore è la vita. Sì, perché poi tutto ciò che ci circonda, no? Se visto con gli occhi dell'amore, ha un altro significato, no? La stessa cosa, no? Magari si può essere vista da diverse angolazioni, no? Senti, le tue poesie che Stefano ci sta declamando sono tratte dalla silloge autopubblicata dal titolo Poesie omonime. Cosa ti ha ispirato questo titolo e perché? Io sono una che, allora, io di mio ho un grandissimo difetto che non mi ricordo i nomi. Io proprio sono negatissima per ricordarmi i nomi. E non volevo dare un nome alle mie poesie, quindi omonimo perché? Perché è il primo rigo della poesia. Semplicemente per quello. Mi è sembrata anche la cosa più schietta rispetto a quello che scrivo, di non. A volte un titolo può essere fuorviante, come può essere invece azzeccatissimo. E allora io non mi sono posto il problema, il titolo non l'ho dato.
semplicemente. A posto. Anche perché ognuno che legge qualsiasi cosa, che sia la poesia, che sia un libro, che sia... Io per esempio dei libri non leggo mai la prefazione, io vado direttamente al primo capitolo, perché certe volte mi faccio portare in luoghi che poi non sono quelli del libro, ma seguono il mio giudizio, il mio intendere. Invece ho pensato, beh, lascio così, lascio libera intuizione a quello che scrivo. Quello che dice è una cosa importante, perché è vero, alcune volte magari poi non si fa un'idea. Chi dice certe volte sono quei film rispetto a quei libri, poi se non c'è una buona immaginazione. Che poi io li finisco, anche se non mi piacciono, io li finisco tutti, anche se non mi piacciono, perché una volta che un libro è aperto, ti deve raccontare una storia. Poi alla fine puoi dire, ok, non mi piace. Però è una cosa molto bella, il fatto di non dare il titolo dà la possibilità, sì, dall'altra parte, fondamentalmente la tua raccolta poetica potrebbe avere uno, nessuno, 100.000 sì, titoli, no? Sì, questa è una cosa molto bella. Pirandello, esatto. È stato uno dei miei grandi amori di infanzia. Sì, potrebbe essere, sì, no? E quindi, ci fai ascoltare un'altra poesia di Maddalena? Vado via. Vado via, dove dolce è il dolore della tua assenza. Vado dove il silenzio mi parla di te. Vado via per urlare quello che dentro non posso dire. Vado dove ci sei per sempre. Vado via, ma sempre vicino a te mi avrai, perché il mio dove è al tuo fianco. Vado via, senza muovere un passo. Maddalena è una persona che ritorna, è una persona che va veramente via. Maddalena è una persona che c'è, a prescindere. L'importante, secondo me, proprio per quello che dicevo prima, è tenere sempre il bello delle cose, no? E in quel tenere il bello è rimanere. Anche lì dove hai sofferto, comunque c'è stato, lo dicevamo anche prima, un insegnamento. Rispetto all'insegnamento non puoi che restare. Quello che ci insegna la vita è quello che ci resta se abbiamo voglia, se abbiamo il tempo, se abbiamo la necessità di capire, di stare a sentire. Io sono una che resta, di solito resto. Mi si può chiamare alle 5 del mattino, io ci sono. Di solito è così. Bene. Senti, hai qualche progetto per il futuro? Ma allora, è una cosa che sto lavorando da molti anni, che però è talmente delicata la faccenda che non la sto prendendo molto alla larga. Ma io sono sempre stata molto affascinata dalle figure bibliche, e soprattutto figure femminili. E mi ci medesimo molto, e quindi sto, tra virgolette, scrivendo sentimenti di persone che ho incontrato in questa scrittura. Che bello! Sì. Quindi noi vorremmo leggere subito quello che hai scritto. Quando pubblicherai faccelo sapere, senz'altro. Noi ci saremo. Ma è una cosa interessante, veramente interessante. Poi le figure femminili, no? Sì, ma anche per dire, l'emorroissa è uno dei miei personaggi emblematici, però anche la cometa che si è poggiata sulla famosa capanna, anche lei ha visto e ha sussurrato delle cose. Sono argomenti che mi stimolano molto, però hanno bisogno di respiro. Beh, sono argomenti anche importanti, nel senso che richiedono tempo. Sì. Sì, sì. Bene, Stefano, a te la parola. Solo di notte. Solo di notte vengo da te. Quando ogni luce è spenta, quando il buio è buio, e tutti gli occhi sono chiusi dal sonno. Solo di notte vengo da te, come il gufo attraverso i boschi, attraverso l'aria scura e fresca,
cavalcando un soffio di vento o un raggio di luna. Solo di notte vengo da te, quando i sogni spengono il giorno e i suoi affanni. Vengo da te lieve, come una carezza di seta, come un bacio di merletto. Solo di notte, perché il sonno è sogno, e nel sogno ti incontro, sempre come ti voglio, e nel sogno mi avrai, sempre come mi vuoi. Bellissima. E io ringrazio tutte le nostre amiche poetesse, le persone qui questa sera presenti. Ricordo che questa è la prima serata, quindi il primo reading poetico della Ritmica dell'Anima Live. Ringrazio anche i nostri amici in diretta streaming che ci stanno seguendo. E grazie mille, è stato un piacere e un onore per me parlare con voi. Grazie mille. Grazie a voi. Thank you.